Frazione Pasquaro, come ogni anno i festeggiamenti organizzati da Roberto Genisio, sempre in prima linea. Sempre io, solo io, come si dice. Anche se c'è qualcuno che mi dà una mano, devo sempre ringraziare a Tiziano, che è una persona favolosa, che lui si dedica a dare una mano qui in chiesa quando ha un momentino di tempo libero. E sono contento di nuovo di essere qui anche quest'anno, iniziare l'anno nuovo con la festa di Sant'Antonio, e ringrazio anche tutti questi ragazzi che hanno portato i trattori, che Luca, lui è il capo di Pasquaro, per i trattori, per gli animali, lui gli piace la vita agricola. La Santa Messa e poi la benedizione quindi dei trattori e degli animali. C'è la benedizione del pane fuori dentro in chiesa, poi la distribuzione all'ingresso della porta della chiesa, poi facciamo la benedizione dei trattori, degli animali, poi ci sarà un incanto che sarà devoluto per la ristrutturazione per la chiesa di Pasquaro, a bisogno, via. C'è sempre necessità di operare con la manutenzione. Adesso che stavo guardando, mentre sono qua che sto parlando, ci sarebbe da mettere un po' a posto la facciata in alcuni punti, perché il bianco se n'è andato, in poche parole, via. E poi vi preparerete per il carnevale? Prima del carnevale mi hanno detto che vorrebbero fare una biciclettata ad aprile, però il carnevale non so se quest'anno si fa qua a Pasquaro o verrà fatto in un'altra frazione, dato che è il carnevale delle frazioni. A me è stato detto che vorrebbero fare un'altra frazione per cambiare, dato che delle frazioni, non farlo sempre a Pasquaro. Partiamo con il primo pezzo, sono quattro salami piccanti.